Di campo come me, come chi va, chi gli allenatori, i giocatori, così è importante perché comunque decide la tavolina. Credo che sarebbe stata una beffa, soprattutto per noi, perché comunque non avevamo grandi responsabilità su quello che è successo. Quindi giocarsela, e alla fine è venuto questo pareggio. Un momento dove al primo errore prendiamo gol e quindi buttiamo all'aria il gran lavoro che facciamo prima. Al tempo stesso, oggi siamo riusciti a concretizzare un'azione da gol, ne abbiamo sbagliate delle altre che potevano mettere al sicuro il risultato, e quindi nel momento in cui abbiamo subito l'1-1 ai ragazzi, diciamo così, in questo momento crolla un po' il mondo addosso, perché ancora una volta ci sentiamo un po' beffati dalle situazioni che creiamo a favore, e vediamo che quelle contro alla prima occasione veniamo puniti. Quindi non è una situazione semplice, però cercando di con serenità di portare avanti quello che stiamo facendo con un gruppo di ragazzi. Oggi avevamo in campo 7 esordienti per la categoria, quindi sta crescendo veramente tanto, perché hanno grande volontà e un grande spirito. Quindi cercheremo di fare il prima possibile i punti che ci servono per la salvezza, poi vediamo. Sì, è chiaro che per come si era messa la partita ci saremmo avvicinati ancora di più, saremmo andati a un punto dalla zona playoff, così siamo a 3. Però in questo modo sicuramente il Padova è molto distanziato, abbiamo allungato sulla zona play out, quindi noi guardiamo comunque sempre dietro, perché ultimamente le squadre qualche squadra si è avvicinata, qualcuno sta vincendo, quindi per noi è importante arrivare il prima possibile a 50. Ci è capitata la stessa cosa che contro la Regina, no? Che giochiamo bene, creiamo tanto, non riusciamo a fare gol, o in questo caso il secondo. Prima difficoltà andiamo sotto, in questo caso pareggio che subiamo, e dopo non riusciamo a riproporre lo stesso gioco che prima. Quindi sicuramente lì dobbiamo crescere mentalmente, perché in un arco di una partita ci può stare, non so, che gli altri fanno 2-3 tiri, 3-4 occasioni, no? Però dopo dobbiamo riprendere a giocare come abbiamo fatto prima. Quindi sicuramente da questo punto di vista dobbiamo migliorare. Lì sì, ha vinto 3-4 rimpalli e la palla è rimasta lì sui piedi, poi ha tirato di punta rubando il tempo, mi è passata vicino, però ho calciato da non so 10 metri neanche, perché io poi ho accorciato, chiude lo specchio, sfortunato un po', no? Vincere 3-4 rimpalli dentro l'area nostra è anche sfortuna, oltre che bravura sua, ora nostra. No, sicuramente un buon punto per la nostra salvezza, no? Per arrivare a 50 punti, un punto importante, ce la teniamo stretti, poi sì, poteva andare meglio, fino anche peggio, quindi secondo un pareggio che ci sta. Dare il massimo. Sì, ho fatto solo 2 presenze quest'anno, però io comunque mi alleno sempre bene e quando il mister mi chiama in causa cerco di farmi trovare. Guarda, dopo l'infortunio che mi ha lasciato fuori del campo per parecchi mesi, sono rientrato, ma un susseguirsi di problemi dovuti sempre a quel precedente infortunio. Sì, però adesso diciamo che sto bene, mi sento bene, sto dando continuità con gli allenamenti, quindi spero poi di ritagliarmi un posticino. Ci sono anche gli avversari, comunque il Padova è un'ottima squadra con ottime individualità. Non ci andava perché noi speravamo nei 3 punti, però dai, ci accontentiamo di questo pareggio e pensiamo già alla prossima partita, che è molto dura. Sì, hanno fatto uno scambio proprio lì in zona centrale, che poi ti dico, quando sei in campo lo dovrai rivedere, perché quando sei in campo non riesci mai a renderti conto bene di cosa succede. Dovremmo rivederlo e analizzare poi tutti gli errori che abbiamo commesso. Chiedo l'ultima cosa, perché è un tema che ha toccato mister Vecchi, ha detto insomma i tifosi non ci aiutano, ai primi errori sentiamo che voi l'avete avvertito, questo clima in campo, secondo te sono create troppe aspettative attorno a questo Carpi? Ma io ti dico, parlo per me, io quando sono in campo non sento nulla, sento solo l'allenatore e i miei compagni, però sentendo le voci comunque dei miei compagni e del mister che hanno detto ci sia un gruppo di tifosi che si sono lamentati, cioè io dico alla fine ci sta, però rendiamoci conto che noi siamo il primo anno in serie B, quindi puntiamo prima a salvarci, poi le aspettative future si vedrà. Grazie Nicolò.